Buonasera a tutti, proseguiamo con le nostre lezioni sul COT di Zichin, sulle regole dei danni. La scorsa volta abbiamo visto una discussione tra due risciolini, cioè abbiamo visto l'opinione del Tosafot e l'opinione del Ramban, del Nachmanide, sul Adam Amazik, cioè su una persona che ha provocato un danno. Abbiamo visto che c'era la discussione tra appunto le Tosafot e Ramban rispetto all'ones, cioè vuol dire quando c'è una condizione di impossibilità da parte di colui che ha danneggiato, se in questo caso possiamo dire che la persona che ha danneggiato è esente dal risarcimento oppure no. E abbiamo detto che le Tosafot distinguevano tra due casi differenti, a partire dalle regole relative agli shomerim, ai custodi, dove avevamo individuato una differenza tra lo shomer chinam e lo shomer sahar, cioè vorrei dire fra il custode non retribuito, quello che appunto presta servizio gratuitamente, e quello invece che è pagato per questa sorveglianza che sta facendo. E abbiamo detto che lo shomer chinam, cioè vuol dire il custode non retribuito, è esente dall'esercimento quando nella sua sorveglianza ha una mancanza in casi paragonabili a quelli della Geneva, cioè del furto. Quando invece lo shomer chinam si mostra negligente, tanto da avere una mancanza che è paragonabile ad una avedà, cioè lo smarrimento dell'oggetto, che è considerato più grave, allora anche lo shomer chinam, cioè il custode non retribuito, è tenuto a risarcire. Shomer sahar, invece, essendo pagato, è tenuto a risarcire in ogni caso. Per quello che sono fatto dicono così: quando abbiamo un ones che è paragonabile, cioè un caso di impossibilità paragonabile alla Geneva, al furto, allora troviamo il risarcimento. Quando abbiamo un ones invece che è simile alla avedà, cioè per cui abbiamo una PCA, una colpa da parte del sorvegliante, insomma della persona che ha danneggiato, allora in questo caso diciamo che chi ha danneggiato è tenuto a risarcire. Ramban, scorsa volta avevamo visto che ha una visione differente e sostiene che Adamo Adriolam, che l'uomo è sempre colpevole e quindi è tenuto a risarcire sempre e comunque. Ma abbiamo visto già vari casi in cui la persona che ha danneggiato è esentata dal risarcire. Il Ramban studia tutti quanti questi casi e dice che quando troviamo l'esenzione, quando il danneggiato, cioè chi riceve il danno, ha avuto una colpa a sua volta, cioè se c'è Pescia una colpa da parte dell'Isaac, del danneggiato, allora troviamo l'esenzione per chi ha provocato il danno. Totale o parziale? Questo era quello che avevamo visto la scorsa volta, sostanzialmente. Ci stavamo chiedeva Maurizio alla fine della lezione, però, come ci regoliamo per la halakha. Per cui vediamo come l'opinione delle Tosafot e del Ramban vengono poi codificate dai Posecchini. Vedremo alcune indicazioni a partire dal Rambam, che dedica a queste regole un trattato che all'interno del Mishneh Torah, che è il Chot Chovel Umazik, cioè le regole relative al Chovel, cioè chi provoca un danno fisico, a Chovel Bechaverò, Umazik invece chi fa un danno, chi danneggia. Secondo il Ramban, secondo il Ramban, vediamo la prima fonte, troveremo una opinione simile a quella del Ramban. Dice, scrive Ramban: Adam Muad Leolam, Ben Shogeg, Ben Mesid, Ben Er,
Ben Yashem, Ben Shikor. Tanto rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa volta, abbiamo aggiunto un'espressione, no? Che è Shikor, che non compariva nel mondo che abbiamo visto. Dice il Rambam, Adam Muad Lulam, per cui l'uomo è sempre Muad, per cui è sempre tenuto a risarcire, Ben Shogeg Ben Mesid, sia se involontario, danno che ha fatto, sia se volontario, Ben Er Ben Yashem, cioè sia se è sveglio, sia se sta dormendo, Ben Shikor, e anche se se è ubriaco. Da queste parole sembrerebbe abbastanza chiaro che il Rambam sta seguendo il filone logico del Ramban, cioè perché da questa frase sembra che l'uomo quando danneggia paga sempre e comunque. E così ci dice anche lo Shach, che trovate alla fonte 2. Lo Shach, il Sifte Kohen, scrive un commento allo Shulchan Aruch, quindi sta commentando le parole dello Shulchan Aruch nel capitolo 378, che è quello che parla delle regole che stiamo affrontando, e scrivendo comunque ci parla anche del nostro Rambam, quello che abbiamo visto adesso, e dice, fonte 2, de Midoshona Rambam, ve Mechaber, Mashma, de Enchiluk, ve Hen Kadavra Magid, della Rambam Enchiluk. Scrive lo Shach che dal Mileshona Rambam, cioè dall'espressione utilizzata dal Rambam, Verme Khaber, dall'autore, quindi trattandosi di un commento dello Shulchan Aruch, dallo Shulchan Aruch, Mashma, impariamo, sentiamo che Den Hiluk, che non c'è differenza. Vechen Kadavarav Magid, della Rambam e Hiluk. E così ha scritto il Rambam Magid, il Magid Mishneh, che è un commento questa volta invece al Rambam, il quale dice che non c'è chiluk, non c'è differenza, per cui in ogni caso Adam Amasik, l'uomo che fa un danno, è sempre tenuto a risarcire. E vediamo però nella fonte 3 quello che scrive il Magid Mishneh, il Rambam Magid che abbiamo appena citato nello Shach. Scrive il Rambam Magid, ci troviamo nuovamente nel il Chot Chovelu Masik, appunto commento al Rambam, nel primo capitolo scrive Kol zeman sheyesh badavar pshia gemura veze ruach metsuya aval hu shelo begavana hayav berva dvarim ufatur mina boshet lo yesham pshia begam ken lo nasa beones gemur hayav al nezek ufatur mina shiar וזהו הקשנה מצויה. באונס גמור כתבו המפרשים זל שהוא פטור וכן התפר לפנינו בבבא דמזיק את חברו. אז להזכיר לרב המגיד, כל זמן שיש בדבר פשיעה, tutto quanto il tempo in cui, שיש בדבר פשיעה, c'è פשיעה, c'è colpa nella cosa, c'è una פשיעה גמורה, una colpa completa. Vese Ruach Metsuya, allora sta parlando di un caso del genere che vedremo tra poco. Una persona che sale sul tetto, cade e va addosso a qualcun altro e lo danneggia. Come ha fatto a cadere? Per via del vento. Ora ci stanno tanti tipi di vento, no? C'è un vento normale e c'è un uragano. Adesso se una persona cade dal tetto per via di un uragano, ok, e va addosso a qualcuno e gli fa male, è tenuto ad esercirlo oppure no? Ok, questo è il caso di cui stiamo parlando. Oppure una persona cade sul tetto e c'è una leggera brezzolina, cade e va addosso a qualcuno, dovrà risarcirlo perché è caduto oppure no? Vediamo. Allora, il primo caso è quello del Ruach Metsuya, cioè di un vento normale. Un vento Metsuya, appunto, è un vento che si trova normalmente. Avalus lobe cabana, cioè adesso possiamo chiederci, questo l'ha fatto apposta a cadere dal tetto e andare a danneggiare l'altro, pure se c'era vento? Cioè non c'è una cabana, una intenzione specifica di danneggiare X. Stupido tu che sei salito sul tetto, ma certamente cadendo non volevi provocare il danno. In questo caso si è tenuti a risarcire, sì o no? Abbiamo detto sì, in questo caso si deve risarcire, ma la domanda è pure
quanto, se vi ricordate la scorsa volta stavamo dicendo che quando parliamo di un danno fisico ad una persona, il risarcimento è composto da vari elementi, no? C'è il nesek, cioè il danno che è stato provocato, per cui se c'è un danno fisico, quindi un deprezzamento della persona, cioè come funziona con le assicurazioni, cioè le persone hanno un valore fisico, nel momento in cui io danneggio una persona e riduco le sue funzionalità, dovrò risarcire per questo. Uno. Due, zar, quanto dolore gli ho provocato facendo quello che gli ho fatto. Ripui, le spese mediche, questo dovrà andare dal medico e farsi riparare. Shevet, il fatto che dovrà stare a casa, non potrà andare a lavorare. Boshet, la vergogna provocata attraverso questa cosa, questo appunto è un caso d'altro, cioè se la gente vede questo qui e cade, va addosso a qualcuno e si fa una ricca risata. Ora, di questi cinque elementi, quali dovrà risarcire? Dice Rav Hamid, in questo caso cioè, dobbiamo ruach metsuya, per cui un vento normale, hayav berba dvarim, è obbligato a risarcire quattro cose, o fatur mila boshet, ed è esente invece dal boshet, dalla vergogna. Questo perché? Perché questa cosa è stata fatta senza una kavanah, senza un'intenzione specifica. E qui, essendoci ruach metsuya, dice Rav Hamid, essendoci un vento normale, abbiamo una peshia, una colpa. Cioè se uno cade da un tetto e non c'è la tempesta in corso e cade, ha fatto qualcosa di male. E quindi qui, visto che c'è peshia, paga tanto. Visto che non c'è kavanah dall'altra parte, non paga il boshet. Lo yesh peshia, vigam ken, l'onna sabbiones gamur, hayat alanese kufatur minashar, veseru akshena metsuya. C'è un secondo caso, che è il caso in cui non c'è peshia, non c'è colpa. Cosa vuol dire che non c'è colpa? Anche prendendo tutte quante le possibili precauzioni, questo viene sbattuto via dal tetto. Perché? Perché c'è tanto vento, c'è qualcosa di assolutamente eccezionale. In questo caso deve risarcire, dice Rav Hamid, hayav alanezek, deve pagare il danno, cioè ciò che ha danneggiato, fatur minashar, però è esente dalle altre cose. In questo caso si paga solamente delle cinque cose che si deve pagare, si paga solamente il danno. Esiste poi, dice Rav Hamid, una terza categoria, beones gamur katvu am mefareshim zal shu patur mechanit per le fene non beva masik et chavero. Invece quando parliamo del ones gamur, quando abbiamo un ones completo, katvu am mefareshim zal, i commentatori hanno scritto shu patur, che è esente. Questo, dice Rav Hamid, verrà spiegato successivamente. Ora, se è così però, e se è come dice lo Shah, qualcosa non ci torna. Cioè, lo Shah ci ha detto che nell'opinione del Rambam, secondo il Rav Hamid, non c'è differenza fra i tipi di danno. E così, dice lo Shah sempre, è per lo Shulchan Aruch. Questo è il motivo per cui bisogna andare a verificare sempre le fonti. Ora, dal Rav Hamid invece risulterebbe non essere così. In che senso? Io potrei dire che il Magid Mishneh non vuole commentare puntualmente le parole del Rambam in questo caso, ma vuole portare una opinione in generale, insomma, cioè ricordare alle persone che esiste pure c'è chi dice che nel nostro caso le Tosafot. Ma possiamo dire anche invece che il Magid Mishneh vuole dire che questa è effettivamente l'opinione del Rambam. E se è così, pertanto iniziamo ad avere una strada che è quella di dire che il Rambam non la pensa come il
Ramban. Attenzione, non segue questo filone di pensiero, perché il Ramban è posteriore al Ramban, cioè dovremmo dire il contrario, cioè dire che il Ramban va come il Ramban. Vediamo che succede. Proseguiamo vedendo una. La valutazione della gravità del danno, dell'intenzionalità, sono prese tutte le misure necessarie per evitare che è demandato a un tribunale. Al tribunale, certo, il tribunale riceve il tribunale a decidere in quale caso rientra il fatto che si verifica. Certo. È un tribunale o un beddin? Un tribunale rabbinico. Certo, naturale, stiamo parlando di questo. I quali sono esperti di tutto. Non ho capito. I quali in teoria sono esperti di tutto. I quali in teoria sono esperti di tutto, certo, sono l'ayan e musmah, cioè se hai ricevuto la semicà per quello ha piena conoscenza o comunque tutti gli strumenti per valutare qualsiasi caso, e se non ha gli strumenti per valutarlo, comunque gli rimane il suo intelletto per farlo. È chiaro che l'Alaha non prevede tutti quanti i casi possibili da qui sino alla fine del giorno, ce ne sono di quelli, ma lo stesso è per qualsiasi ordinamento legale. Insomma, Bianca può darcene conferma di questa cosa, non è che la legge prevede tutti quanti i casi possibili che sono scritti, cioè dà dei principi generali e il giudice si regola in base a questi. Quando la metà del diritto è interpretazione, sì. Anche tre quarti, nei canoni ermeneutici si va. Ok. Quando i giudici non sono esperti in una certa materia, in genere affidano allora una. Ma anche il bedino può affidarsi a un perito. Certo, anche il bedino può affidarsi a un perito rispetto all'argomento specifico. In particolare, cioè il giorno d'oggi rispetto al diritto del lavoro, è molto frequente che il Bedin si rifaccia alle regole dello Stato, cioè rispetto al diritto del lavoro, e pertanto si affidi ad esperti, anche se poi la decisione basandosi sulla perizia è sempre del Bedin. Questo rimane, perché comunque è colui che ha il potere di giudicare, essendo stato chiamato in causa. Allora, vediamo un'altra halakha nel Rambam per vedere se è veramente così, cioè se è possibile dire che il Rambam non va secondo la logica del Rambam, per cui l'uomo è tenuto sempre comunque a pagare, ma piuttosto segue l'opinione delle due Safot. Il Rambam ci parla qui di un caso che possibile sempre dal giorno d'oggi, che è il caso di una persona che sta salendo su una scala di legno e la scala si spacca, cioè si rompe un piolo, il piolo cade, va addosso a qualcuno e gli fa male. Questo è il caso che riporta il Rambam, che ritrovate alla fonte 4. C'è la scala che fa male? È la scala, è il piolo che cade e va addosso a qualcuno. Cioè, Yaule e Bassulam, la persona stava salendo Bassulam su una scala, Verishmetash Livam Tahtav, e si è sottratta, si è tolta una Sheliva, cioè un gradino, un piolo, Mitahtav, da sotto di lui. Come faccio a dire che è il piolo? Dalla parola successiva, Venafela, Vesica, Venafela è caduta, chi? Vedete, è un femminile, no? Benafela, per cui è caduto la sceriva, il piolo, Vesica, e ha danneggiato. Se fosse stata la persona a cadere, avrebbe detto Benafal, Vesica. Visto che ha detto Benafela, Vesica, si tratta del piolo. Ora, cosa può succedere? Perché un piolo si stacca? Ci sono tanti motivi. Un primo motivo possibile è perché non è piantato bene. Perché insomma è fatta la scala, no? Abbiamo due assi con i pioli attaccati. Se un piolo magari è un po' più corto, cioè pensate, comunque Rambam scrive più di 800 anni fa, adesso
è possibile che il piolo non sia piantato bene, con il peso cede e si stacca con una persona pesante. Se uno è obeso anche. Ora dice, imloietamiodeket, cioè se non era fissato bene, vekasaka è per cui forte, stabile, hayab è tenuto a risarcire, responsabile. Ve imayeta hazaka mudeket, invece se era forte, piantato bene, venishmeta e si è elevata comunque, o sheitlia, oppure legna marcito, insomma, letteralmente vuol dire che ci stanno dei vermi, però insomma, legno è marcito, per cui il legno marcendo perde naturalmente di stabilità. Sono le carni, no? A reserva, sì, oppure delle carni, certo. A reserva patur, ci sono maccabi dei shamain, in questo caso è patur, esente dal risarcimento, perché? Altra frase incriminata, sceso a Maccabi de Shavaim, perché questo è un colpo che arriva dal cielo, cioè qui non solamente il piove che arriva, invece questa qua è la cosa che manuò al cielo, cioè se in fondo Kadosh Baruch Hu decide che o quel piove si stacca o quella persona si prende il piove in testa, c'è poco da fare. Quindi qui si ipotizza che la scala, il proprietario della scala sia quello che la sta salendo. E non è che si sia fatto imprestare una scala da qualcun altro, perché se si è fatto imprestare la scala da qualcun altro e il piolo non era ben attaccato, allora di chi è la responsabilità? Del proprietario della scala. No, ma ci sarà anche no, questo è un altro caso. È un altro caso. Sì, dipende a che titolo però sempre. Cioè, allora, dobbiamo ragionare sempre sulle regole dei Shomerim qua. Cioè, perché pure chi prende in prestito qualcosa è uno shomer, cioè è un custode di quell'oggetto. La responsabile. È importante quando si parla di queste cose, cioè sempre cercare di inquadrare il caso. E c'è pure una differenza, cioè se è uno shomer chinam, cioè scusate, se è uno shuel, in questo caso se è un soker, cioè se una persona ha preso in prestito ha preso in affitto, perché la differenza c'è tra prestito e affitto è il fatto che è riconosciuto del denaro, questo cambia le... Certo. Comunque supponiamo che sia proprietario. Sì, parliamo del caso più semplice, magari poi nelle prossime lezioni possiamo pure passare a parlare... No, sul serio, è un argomento interessante, però bisogna come prima cosa conoscere le categorie concettuali delle quali stiamo parlando, cioè parlare così senza aver visto le fonti serve a poco. Allora, quindi il Rambam ci scrive questa cosa, cioè, qua abbiamo una maccabile Shamaim e per cui il padrone della scala è Patur, è esente dal risarcimento. Ora, un'altra volta, quando il Rambam parla della maccabile Shamaim, vuol dire nel linguaggio delle Tosafot che c'è un non esgamur, cioè un'impossibilità completa, oppure si tratta di un caso proprio eccezionale, cioè abbiamo un intervento celeste qui che ha portato a queste conseguenze, per cui è chiaro, cioè se persino Kadosh Baruch Hu ha reso la scala strumento della sua volontà, non possiamo costringere il padrone della scala a risarcire, ma in tutti quanti gli altri casi di Ones invece uno comunque Hayyam è tenuto a risarcire. Vediamo come il Rambam si rapporta al caso del quale stava parlando prima il Magid Mishneh, che è quello della tempesta, no? Cioè una persona che sta sul tetto e casca. Allora, dice il Rambam, Mishra Falmina Gag Beruach Metsuyah, una persona che è caduta dal tetto Beruach Metsuyah con un vento normale, Vesic è danneggiato, Hayav Garvadvarimu Faturimi al Boshet. Questo già lo sappiamo, è obbligato a pagare quattro cose, invece esente dal Boshet, dalla vergogna provocata. Nafal Beruach Shena Metsuyah, invece se cade con un vento inusuale, insomma fortissimo, Hayav Nesek Bilbad Ufaturmi al Badvarimu. Hayav Benese, che è obbligato a
pagare solamente il danno, o fatur medvarim, invece è esentato dalle altre quattro cose. Ora, su questo, cioè Ruakshanam e Tsuyam, secondo voi è da considerarsi un non esgamur oppure no? Quale? Quello del Ruakshanam e Tsuyam, cioè un convento eccezionale, qualcosa è non esgamur, perché vuol dire se c'è una tempesta. Quello è quello che stiamo dicendo, appunto, cioè noi ci aspetteremmo che si tratta di un non esgamur, invece qua in questo caso, cioè potrebbe essere il caso tipico del non esgamur, il Rambam scrive che è Hayab, quindi la cosa è un pochino più complicato, cioè perché se avessimo ragionato come detto Safot, probabilmente avremmo potuto dire che si trattava di Onesio Gamore e pertanto esentarlo dal risarcimento. Ad esempio, perché dico così? Dico così perché nella fonte 6 vediamo come il Tur si rapporta allo stesso caso. Qui il Tur sta introducendo le regole del Masik, di chi provoca un danno. La prima parte della Lakhaj l'abbiamo vista qualche volta fa e non la ripetiamo, e dice proseguendo il Tur scrive il Vace Loie Anus, cioè, a meno che uno ha detto non risarcire il Vace Loie Anus, a meno che non sia Anus, cioè che abbia un caso di impossibilità. Qual è l'esempio? Che Gor Inna Falmina Gabru Akshena Metsuya Basic. Come? Il caso in cui uno è cascato dal tetto, Beruakshanam e Tsuyam, con un vento eccezionale, vedi, e ha danneggiato. Cioè, quindi rispetto allo stesso caso, il Tur esenta dal risarcimento. Avanti. Inna far Beruakshanam e Tsuyam e Zika, Hayab, ne lavano su. Ma, invece, se è caduto per un vento normale e ha danneggiato, Hayab è tenuto a risarcire, ne lavano su. Perché in questo caso non diciamo che è Anus. Quindi il Tur conosce perfettamente questa differenza fra Ruach Metsuya e Roshena Metsuya, tale da dire che il vento eccezionale è un caso di Ones, e se quindi sono cade il vento eccezionale è esente dal risarcimento. Controdomanda, fonte 7, ma è vero che è così? In realtà nel Tur abbiamo una contraddizione. Abbiamo un'altra Rafa che compare alcuni capitoli dopo, nel capitolo 421 del Tur, che trovate la fonte 7, che ci dice Nafalmina Gagberuha Mitsuyaka Yav Barbadvarim, parata a memoria, uno che casca dal tetto, un vento normale deve pagare quattro cose, De Shogek Karov Lemesit U. Chi è questo qui intanto? Cioè come lo inquadriamo analiticamente? Questo è Shogek o Mesid? Una persona che sale sul tetto e cade per un vento normale è qualcosa fatto involontariamente o volontariamente? Adesso questo qui non l'abbiamo detto, non c'aveva capanà, non c'è intenzione di cadere addosso a qualcuno cadendo, però lo ha fatto. Se cade per un vento normale vuol dire non ha preso le necessarie precauzioni ed è da considerarsi per cui Shogek Karov Lemesim, una persona che ha fatto il danno involontariamente, ma è vicino ad averlo fatto volontariamente. Perché? Perché entro in Gesù. De lo agli allora la gag, perché non doveva salire su un tetto, c'è l'uomo che non c'ha un parapetto. Allora sì, vedi che quando uno fa un tetto deve esserci un parapetto. Se uno è salito su un tetto senza parapetto ed è cascato con un vento normale, ripeto, se c'è stata la tempesta uno casca comunque, però se è caduto con un vento normale è perché non ha preso le necessarie precauzioni prima ed è salito su un tetto senza parapetto. Che avanci da con l'ippolvero come Tsuyam, perché uno se sale su un tetto fatto così può cadere con un vento normale. Fadurvi Boschet invece è esente dal Boschet, dalla vergogna, che è l'occhi ben, poiché l'occhi ben non ha messo intenzione. Vemi tappetere le doghe di cipolla Adam la nato, ed esce la Yehavot Bakarka Hayab. Qua sembra i cartoni animati. Dice che
se viene in Itapec, e se in Itapec si è rivoltato Derek Nefilato mentre stava cadendo, che esce il pollo alla dama, adesso uno può cadere dal primo piano, può cadere pure dal quinto, adesso se uno cade dal quinto piano c'è una bella differenza tra il cadere per terra e il cadere addosso a qualcuno, cioè se cadi per terra sei morto, se cadi addosso a qualcuno hai qualche speranza di farti male, ma salvarti. Adesso uno cadendo comunque ammetterete che ha la possibilità di decidere in qualche modo di deviare la sua traiettoria e può decidere cadendo di andare addosso a qualcosa o a qualcuno e di conseguenza danneggiare questo qualcosa. Dice il tour in vita aperta del filato, cioè se appunto ha indirizzato la sua traiettoria cadendo, che esce il pollo alla dama per cadere sopra un uomo, le ha nato per proprio vantaggio a questo punto, che esce lo Yakabot Bakarka per non sbattere sul terreno, Hayav Gamala Boshet, è tenuto a pagare pure il Boshet, pure la vergogna, perché per definizione in questo momento ha messo Kavanah, ha messo intenzionalità di cadere sulla persona X, avendo fatto così, cioè cos'è che deve l'esercimento del Boshet? L'intenzionalità, e qui per un altro motivo l'intenzionalità c'è stata. Beh, Ibn Afad Ruach Shena Metsuya invece, se è cascato per Ruach Shena Metsuya, per un vento anomalo, e no Kayab e la Benesek, non è tenuto a pagare altro che il Nesek, il danno. Come avrete notato, c'è una differenza tra il punto 6 e il punto 7. Il punto 6 avevamo detto che per il tour uno che cade per la scena mezzo ya è un caso tipico di onest, ed è padura, sempre. Invece qui il tour scrive che è Kayab. Come è possibile? È possibile dire che intanto nel caso 7 abbiamo un elemento che nel 6 non compariva, che è la presenza del paravento. Cioè, perché nel caso 7 è Hayah, oppure nel caso di Ruach Shena Metsuya, di un vento eccezionale? Perché c'è una pescia, c'è una colpa nella salita sul tetto. E quindi quando cadi, e visto che esiste la possibilità di cadere pure per Ruach Metsuya, affari tuoi. Cioè, se, visto che puoi cadere per Ruach Metsuya e sei caduto per un altro motivo, per Ruach Shena Metsuya, per un vento eccezionale, comunque sei tenuto a risarcire. Invece il punto 6 parla di un caso in cui una persona ha preso tutte quante le situazioni del caso, è caduto e per un vento eccezionale e ha danneggiato qualcuno. In questo caso dice il tour è esente dal risarcimento. Per la... Ha cambiato idea. Non ha cambiato idea, ha parlato di un altro caso, cioè nel primo caso ha parlato di uno che ha preso le precauzioni, nell'altro caso no. Se ha preso le precauzioni è caduto per Ruach Shena Metsuya, il tour sostiene che sia anche un caso di Ones Gamur e pertanto è esente dal risarcimento. Se non ha preso le precauzioni perché è salito sul tetto senza parapetto, allora non avendo preso le precauzioni non è un caso di Ones Gamur e quindi è tenuto a risarcire. Questo se è... non c'è il parapetto non è colpa sua, è colpa semmai del proprietario che non l'ha fatto. Però non ci doveva salire. Che stai a fare là sopra? Perché ci sei andato? Magari è stato chiamato dal proprietario. È stato chiamato dal proprietario, poi citerà il proprietario per, perché l'ha fatto salire. Però alla fine uno deve prendere tutte quante le precauzioni per onde non evitare non danneggiare nessuno, no? Visto le prese precauzioni è cascata per un evento eccezionale, paghi, c'è poco da fare. Lo Shulchan Aruch scrive al punto 8 per l'Alaha, come abbiamo visto, come ci diceva anche lo Shach all'inizio, Asur Lazik Mamon Havero, c'è proibito danneggiare i beni di un'altra persona, i misico Abbalpiscino ne Hayab Neshalem Nesek Shalem, se lo ha danneggiato, anche se
e non ene non ha un godimento, cioè non ha un vantaggio dal danno provocato, deve pagare il danno dell'intero ben shaya shogek, ben shaya anus, sia che fosse shogeg, cioè sia se il danno è involontario, ben shaya anus, sia se era anus, cioè sia se era impossibilitato. Lo Shoharuk scrivendo non fa nessuna differenza tra ones e ones gamur, cioè quindi lo Shoharuk almeno apparentemente segue il Ramban. Il Ramà, la prima Cevisterles, scrive Vedavka Sheno Ones Gamur. Chiamo Sheinbed. Vedavka è proprio, quindi ad escludere Sheno Ones Gamur, che non sia un Ones Gamur, che non sia un'impossibilità completa, che mostra il vero, come spiegheremo poi. Allora, quindi da questa alaha vediamo che c'è una discussione tra Shulchan Aruch, cioè tra Yosef Karo e il Ramà, Rabbi Moshe Isserles, su com'è la alaha, cioè se l'alaha segue il Ramban o se si segue le due sapote. E questo è pure un problema, cioè perché comunque esistono poi delle differenze, che ne so, se il Toen, cioè la persona che chiama in tribunale il Sefardita e quell'altro Ashkenazita, come ci sarebbe? Cioè io non ti esercisco perché sono Ashkenazita, perché il Ramà ha una posizione meno stringente, magari quello che ha subito il danno è Sefardita. Okay? Esistono pure dei casi del genere. Avevo riportato alcuni esempi dai cosecchi, non ho riportato dei shuvot perché naturalmente si tratta di testi abbastanza lunghi e complicati, non riusciamo a vederli, però ho riportato 4 o 5 esempi, ho riportato dei shuvot, poi ne vedremo uno che è scritto nel ebraico un pochino più facile, su queste lakot, e li trovate alla fine del foglio, dove ci stanno i numeri. Parla del caso di una persona la quale, tornata a casa ubriaca, si è dimenticata di spegnere un lume provocando un incendio. Okay? Questo caso è abbastanza facile, no? Questo caso, diciamo che Adamo Adrolam non è stato muore, e quindi è giusto che risarcisca se ha, certo, se ha danneggiato qualcuno, no? Secondo caso è più interessante, è riportato da un Dayanna di Gerusalemme, Rabbi Zvi Spitz, che è stato interpellato su questo caso. Allora, una persona è ospite presso una famiglia. Cosa succede? Che per non disturbare si alza di notte e decide di non accendere la luce per bere. Vede un bicchiere, lo sciacqua e beve. E la mattina dopo il padrone di casa rivela all'ospite che nel bicchiere c'era un diamante, e adesso è andato perduto. No, lui sciacquando il bicchiere, cosa ha fatto? Ha buttato questo. Ma lui non doveva mettere un diamante in mano. Ha buttato questo. Ma l'altro doveva sentire il rumore, un diamante. Non era un diamante. No, un diamante. Come ci si regola? Poi ci sono il diamante è irrimediabilmente perduto per colma nell'area di Fognaria. Che si fa? Deve risarcire o no in un caso del genere? Secondo me non, cioè, questo caso risarcire. Questo dipende perché se andiamo secondo Shulchan Aruch, Adamo Adriolam, non ci stanno santi, cioè non esiste il caso di Ones Gamur, no? Cioè non esiste un caso di impossibilità completa. Il danno è stato provocato da un essere umano? Sì, paghi. Secondo il Ramà, in questo caso si tratta un caso di Ones Gamur, cioè non poteva pensare, come diceva qualcuno giustamente prima, che ci fosse un diamante nel non poteva proprio non stavo dicendo che ha una mentalità moderna, uscendo per un momento dalla Lacan, sembra più ragionevole la tesi di Ashkenaziti, cioè ci sono dei casi di Ones Gamur in cui veramente non si sa. Poi certo, c'è una responsabilità. Non puoi immaginare, però d'altra parte posso dirti che esiste un limite, cioè quel garantismo eccessivo nei confronti
del reo di sì, no, cioè, certo, però cosa può essere portato a è pericoloso. Bisogna anche dimostrare che effettivamente in quel bicchiere c'era il diamante, perché io posso dire che c'è un diamante, ma non mi chiedo come faccio a dimostrare che c'era il diamante, perché questo non è poco. Un diamante ma poi un diamante non si mette un anello, avrebbe senso un anello con un diamante, ma un anello con un diamante non succede niente. È un po' strano come caso. Va bene, ok. Comunque era per illustrarti l'anello o c'era il diamante. Vabbè, l'anello non va perduto se uno sciacqua un bicchiere, capisci? Scusa, l'Arabo scrive, la sua scriveva Yalom, per cui Yalom è il diamante. Sì. Allora, nel terzo caso c'è un shoot che si chiama Koshen Aaron, che parla del caso di una donna incinta che sporca il taxi che la stava portando in ospedale per partorire. Cioè, che succede? La donna sta andando a partorire e gli serve un'acqua dentro il taxi. Deve risarcire oppure no? Questo qua ha sporcato tutto quanto il taxi, ovviamente, per via di questa cosa. Pure questo dipende dalla discussione tra Shukaru Kemal. Shukaru, per il caso del genere, dovrebbe pagare, per il Ramà no. Ma se invece nel momento in cui è salita sul taxi, le acque già si erano aperte, quindi esisteva la possibilità concreta, anzi la certezza quasi, che sporcasse il taxi, in questo caso sicuramente è tenuta a risarcire. Quarto caso, una persona acquista un computer usato e naturalmente quando uno acquista un oggetto usato, soprattutto di questa importanza, chiede la possibilità di provarlo. Ok? L'acquirente cosa fa? Chiede al venditore, che acconsente alla richiesta, di darla ad una terza persona per fare delle prove e testare questo computer. Ora, la persona che deve fare i test porta il computer sull'autobus, scendendo dall'autobus gli cade di mano e si rompe. Adesso, questa persona che fa il test deve risarcire oppure no? Sì. Nei casi che abbiamo visto, rispetto ai casi che abbiamo visto, secondo lo support, questo è il tipico caso dello Shomer Hinam, è un custode non retribuito. Allora, pertanto, sicuramente lui non dovrà risarcire. Ora la domanda è però se l'acquirente, sicuramente sì, in questo caso dovrà risarcire il venditore, perché gli ha spaccato il computer. E ora l'ultimo caso è quello che abbiamo in lingua, che è un caso abbastanza frequente, cioè persona che sta al tempio e lascia gli occhiali vicino al proprio posto, arriva un altro, si siede e spacca gli occhiali. Questo può succedere tranquillamente, certo che oppure che ne so, la persona che prende un bicchiere del Betacneset, va nella sala delle dei, prende un bicchiere, se lo porta qui per bere, lo porta vicino a sé, arriva un altro, si siede e lo spacca. Vediamo come sono la foto su questo caso. Mi scappano sono fuffi, psia, cioè qui da parte della persona che ha messo gli occhiali, ha messo il bicchiere, c'è una psia, c'è una colpa. No, perché uno può dire scusa, ma perché hai messo gli occhiali là, che te li addosso, perché li mettere su un sedile che non è tuo? La domanda è così: Adam Yashabeta Kreset veniva che mi scafava al Safanui. Sono stava al tempio e ha lasciato i suoi occhiali su una banca libera, che era vicino a lui. Adam Akerci, Yashabeta Kreset, un'altra persona è venuta al tempio per pregare. Loretta Mishkafai non ha visto gli occhiali, una cosa diciamo, metti gli occhiali, no va bene, ti asceb, alla Safsal, Vishibereta Mishkafai, Nishayu, Munakotala. E per cui si è messo sulla banca e ha rotto gli occhiali che stavano sulla Safsal. Sul Safsal. Aim Kayava Shover Shalem, ma Mishkafai Mishkafai. La domanda è se chi li ha rotti deve risarcire per questi occhiali. Ma Yebri, credo me, come regolarsi in un caso simile? Cascello di Shania Casasala, Panuikos, Shekia, Misekukit, Ashayaket Levedakes. Cioè quando
il primo, la prima persona ha messo sulla banca un bicchiere di vetro del Bet HaKnesset. Uno si è seduto lì e il bicchiere è caduto e si è rotto, è caduto sul terreno e si è rotto. Chi deve pagare al tempio per via del bicchiere che si è rotto? Risposta: Nei due casi, Padura da Mascenisce Sciavaretta di Scafain Biancos, è esente il secondo, cioè quindi quello che è venuto e si è seduto, che ha rotto gli occhiali e il bicchiere. Dice che chiama Fili Madama Chauvert, Raghiltamid la Shevet Biancoma Kerbeta Cresci. Cioè, questa regola vale persino se la persona che ha rotto è abituata a sedere in un altro posto nel tempio. Che uno dovrebbe dire, scusa, perché ti sei messo nel posto che non è il tuo? Cioè, anche se non è il posto suo, comunque non deve risarcire. È stato disordinato. Umichele e ti asceva Pamli Adreshon. Per caso si è seduto, per caso tra virgolette, si è seduto stavolta vicino al primo. Ora, contro domanda, se però il secondo aveva visto gli occhiali, e ci sei seduto apposta sopra agli occhiali, quello è sicuro. Come regolarsi? Bisognerebbe che l'impadura un anno ma ci reta mi scappai in questa cosa. Li fresci che scelga carca shakak membi che sceva lembi da ut hai avvicini shalem da balimo le vetta kneset ora ne si scelga lembi. Però se il secondo ha visto gli occhiali o il bicchiere, li fresci che scelga prima di sedersi e poi si è scordato, quando vede che ci stanno gli occhiali, si mette a parlare con un amico che non vede tanto tempo e poi si siede. Colpa sua. In questo caso il secondo è tenuto a pagare al padroglio al tempio per il danno che ha provocato. Le gabbe a coscio in vetta knesse ci risberà, le vetta kneset. Per quanto riguarda il bicchiere del tempio che si è rotto, il primo, cioè quindi chi ha messo il bicchiere sulla banca, deve pagare al tempio. Video che abbiamo scafaim, quindi per la prima domanda è quella degli occhiali. Michevan Shema, Yushe e Kim Lo, visto che erano riferiti a lui, non suoi. Efsid Lazmo, ha perso lui, cioè quindi non c'è nessun risarcimento. Aledesce di Kamsham, cioè ha messo lì colpa sua, affari suoi, nessuno paga niente. Vishiva Bekoller, però, cioè se ci troviamo in Yeshiva o in un Kolel, Shrigrim la Shevet Shot Rabot Kodomagom, in cui ci si è abituati a stare tante ore consecutive nello stesso posto, Urgrim la Niaketa Mishkafai, Mota Kosa Shtia di Armagom Yeshiva, e si è abituati a mettere gli occhiali o il bicchiere vicino al posto in cui si siede. O Begresci e Shinari che l'ultima mia canisca fai ma alla Begadim o Bezidam alla Salsal, o si è abituati a mettere gli occhiali sui vestiti o vicino a loro sopra la banca, e Shnocchi Yub al quale fatti Fneshiniti a Sherlit, Bonet Killa alla Moshav. Ciascuno che si siede, prima di sedersi, ha l'obbligo di guardare, fare attenzione prima sul posto. Ima damlet monembe shen shkavaimish e usvaram hayava shover le shalemeta de mem la belim. Perciò se uno si è seduto senza far caso e si è seduto sopra gli occhiali e li ha rotti, hayava shover le shalem, chi ha rotto chi rompe paga, chi ha rotto gli occhiali deve pagare il denaro ai belim, ai padroni. Poi abbiamo visto alcuni casi, questo caso abbastanza semplice, però serve a spiegarci un po' le coordinate secondo le quali ci stiamo muovendo su questi casi. Importante in generale comunque ricordare la discussione fondamentale tra Shofaru e Rama per una Rafa, e per cui se nel caso di un Esgamur, Adam Magic, cioè un uomo che ha provocato un danno, è obbligato a pagare, o meno per Shofaru deve pagare, per il Rama. Prossima volta proseguiamo un altro caso di danno, prenderemo un aspetto
particolare, pensavo esercitare ogni danno, un danno non riconoscibile, ma vedremo la prossima.